Un saluto, un abbraccione dal vostro Italo FIFA Gamer, benvenuti in questo nuovo video. Oggi di cosa parliamo? Ma di calcio, ragazzi, come sempre noi parliamo di calcio, proprio così. E gli argomenti del giorno sono due: le partite delle squadre italiane nella Europa League e del caso Wanda Icardi, del fatto del rinnovo del contratto, che mi pare che l'Inter non ce lo farà quasi sicuramente a signor Mauro Icardi, è fatto pure, anzi addirittura sono tre che ci hanno torto la faccia di capitano. Allora, incominciamo subito dalle partite dell'Europa League. Il Napoli ha battuto qui dove vivo io, a Zurigo, il Zurigo per 3-1, grandissima partita della squadra napoletana che ha ipotecato il passaggio del turno. L'Inter quatta, tranquilla, più o meno giocando una partita normale, anche secondo me un pochettino pure al di sotto delle aspettative. Ha vinto 1-0 contro la squadra austriaca del Rapid Vienna. Invece la Lazio ha i piedi fuori, se può dire quasi, perché ha preso in casa contro una nobile dell'Europa League come il Siviglia per 1-0 e quasi eliminata, a meno che non farà il miracolo, speriamo. Da buon italiano io vorrei che ci fosse il miracolo, perché così potrebbero camminare avanti tutte le tre squadre italiane. Ma l'argomento più che a noi ci prende di più, a ricchi proprio ci strappia, è il fatto del rinnovo di Icardi. Wanda, vai in panda, vai qua la panda, la rovina. Il signor Mauro Icardi non è stato neanche convocato per la partita che ha giocato, e mi sa che la società con Marotta prenderanno provvedimenti seri su questa situazione. A star rovinare a Mauro Icardi, il bomber dell'Inter, che ultimamente sta a giocare proprio nella schifezza. La signora Wanda le ha chiesto 9 milioni di euro di adeguamento del contratto, ma secondo me tutto il valore, un fortissimo attaccante Icardi. Secondo me, caro Mauro, ti puoi preparare già le valigie, che secondo me l'Inter e il contratto non te lo rinnova, ma non per colpa tua, ma per colpa di Wanda, che va con sta panda, te sta a rovinare questa qua. Mamma mia, tutte e due vai a trovare questa qua. La moglie poco, la moglie buona a letto e basta, non te deve fare il manager a te. Te sta a rovinare, tu sicuramente avrai mercato, ma state sicuro che non avrai queste cifre che tu chiedi 9 milioni. Tu non sei un attaccante che meriti 9 milioni annui. Stiamo a scherzare, ma caro Mauro, ma ti chiamo pure Mario, sti cazzi. Io ti consiglio di starti zitto, di giocare, fa vedere i risultati, che forse un miracolo ti potranno pure rinnovare. Ma la vostra astuta, bravi, lo dovevate farde prima, che avete tolto la fascia di capitano, perché lui non è il capitano dell'Inter. Tutti i tifosi sono contro e tantissimi non volevano a Mauro Icardi come capitano. Adesso la fascia è andata ad Handanovic, il portierone dell'Inter. Ma i veri capitani tipo Bergomi, Zanetti, questi ci hanno dato l'anima, non hanno mai mormorato come tu un minimo gol che fai voi sordi. Da che alla fine con l'Inter tu cosa hai vinto? Niente. Non sei un Milito, un Capiasso, la squadra che ha fatto il triplette. Tu da triplette ancora all'Inter non hai fatto prendere niente, quindi caro Mauro, secondo me ti conviene star zitto e basta. A fascia di capitano sono d'accordo, chicca, cicone, qua c'è voi,
Che ci avete torta, perché è un indegno, non se la merita, ragazzi. Io sono vicinissimo agli amici, ho tanti amici interisti, 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 vedrete che cambieranno le situazioni. E se se ne va, non ne fate un dramma, non ne fate un dramma, ne prendete attaccanti dello stesso, non diciamo dello stesso livello, ma perlomeno che non chiedano cifre. Manco che avessero vinto la Champions o lo scudetto. Sì, fai gol, l'anno scorso più o meno ha portato in Champions League, ma al finale che ha fatto lui in Champions quest'anno? Nada! Nada, chicos! E poi Wanda! Prendi la panda e vai a camminare! Ragazzi, se vi piace questo tipo di video, iscrivetevi al canale, lasciate un like, un salutone, un abbraccione, salutiamo gli amici interisti dal vostro talone, io vi dico sempre ciao, miau, bau belli, a chi prende la panda, a cicoria, ciao!